Salutiamo Adriano che ci ha contattati, poi c'è Remo e... Quel nome da leggere è un po' complicato, vabbè, ma succede, voglio dire, è più un nickname che un nome, ci sta volendo. Credo di sì, comunque va bene, grazie a quelli che si sono uniti adesso alla nostra carovana. Fa molto piacere, un saluto da milanese, da milanese, così siete più contenti, bello sentire. E io prima ti avevo chiesto proprio di Milano, no? Visto che comunque è una città estremamente grande, piena di vita e di attività, no? Ad esempio, poche settimane fa è terminata la settimana della moda, la famosa settimana della moda che sembra tutti i giorni, no? Sì, infatti è terminata la settimana della moda, noi uomini eravamo tutti contenti perché ci sono tante belle modelle. Questo è un dato di fatto, poi la moda è passata a Parigi, ma è nata una nuova moda, vero? Sì. Una moda un po' strana. Care le mie ragazze, dovete sapere che tra un po' potete tingervi anche i peli delle ascelle oltre ai capelli. Questa è fantastica, perché non peraltro, vabbè, possiamo andare oltre o c'è la censura, ma come saranno i peli delle ascelle tinti? Guarda, io qua stavo guardando una fotina e c'è una ragazza con i capelli evidentemente tinti di blu con l'abbinamento ascellare. Ascellare, diciamo. L'abbinamento ascellare, è una roba vergognosa. Non c'è più religione, questi giovani moderni. Dove andremo a finire? Questa è Radio Azzurra, io sono Reni, arrivo da Milano, ospite di questo meraviglioso appuntamento insieme alla Vale. Ma grazie, grazie. È meravigliosa. Ma grazie mille a te e comunque siamo abbastanza fortunati anche per queste mode. Visto che non è estate, non siamo ancora tenuti obbligati a vedere ascelle colorate, va bene? Musica, ascoltiamo un disco. Eccoci qua quasi in conclusione, caro Remi, del nostro spazio dedicato a speakers ed è come al solito volata quest'oretta e ti ringrazio. Comincio già a ringraziarti. Mancano ancora 8 minuti, ma che cosa vuoi ancora? Facciamo in tempo a succedere tante cose, possiamo fare anche un bambino in questi 8 minuti, ma stai scherzando, tutto è possibile. Salutiamo Giusy, giusto, Giancarlo e Remo. E anche Remo. Che hanno scritto sulla pagina Faccia Libro. Faccia Libro, la esatto. La nostra paginetta Faccia Libro. E nella quale ci sono anche le nostre due faccine, per cui grazie per averci raggiunto. La bella e la bestia, questa è una realtà. Rani è così, se la canta e se la suona. Certo che me la canta. Ma sono un vanitoso poi, sotto sotto, no? Alla fine mi piaccio. Allora quello è l'importante. Ma infatti, scusa, ma scemo, io sono un brutto che piace, ma stiamo scherzando? Me la cavo bene. È fantastico, è fantastico davvero. E potrete anche, credo, vedere la sua faccia mentre dice queste cose, perché come al solito abbiamo l'occhietto indiscreto che si avvicina a noi ogni qualvolta che giustamente c'è un ospite da queste parti, no? Certo, poi non preoccupatevi, dopo la tolgo la foto, rimane lì solo per il momento. No, sto scherzando, non vedi, è vero. Vedi che te la canti e te la suoni? Sì, sì, me la canto e me la suono. Spero mi faccio anche male. Facciamo la nostra ultima sosta e quindi a tra poco. Speakers, tutti pazzi per la radio. Speaker su Radio Azzurra. Dobbiamo fare un po' di saluti, anzi tanti saluti a tutte le persone che ci hanno raggiunto durante il corso di quest'ora e quindi grazie per aver seguito Speakers. E il nostro speaker di oggi, che non è uno a caso, è uno che la sa lunga in fatto di radio e quant'altro, il nostro caro Remi. Ci abbiamo provato, dai, comunque è stato bello, vi ringrazio di essere stati all'ascolto. Prossimamente torno però, attenzione, perché farò un ingresso strepitoso qua a cavallo, vengo qua a cavallo però. Va bene, sì. Sembra quasi una minaccia, ma mi piace come sì, idea. Poi vengo sotto questa finestra e ti canto la serenata con la chitarra. Ah vabbè, attento che ho la treccia pure. Sì, infatti per quello, però su base registrata perché non so suonare la chitarra, per cui ti svelo già il segreto. Va bene? Mi fai un playback per fare la serenata? Playback o tutto quello che vuoi, guarda, senza problemi. Grazie Reni per essere stato con noi e Speakers tornerà con un altro ospite la prossima settimana. Intanto buon viaggio a te che ti rimetti subito on the road e continuerai magari a seguirci finché il segnale ti potrà accompagnare in quel di Milano. Fino ad Ancona arrivate. Ciao a tutti, grazie. Grazie a te caro Reni. Adesso un minuto dopo le 18 ci teniamo informati con le news nazionali e continuo a trasmettere in compagnia, questa volta però quella di Elena Cavallini in Bomberode. A tra poco.